Eccoci qua, buonasera. Aspetto come al solito che Twitch mi dia conferma della trasmissione. Arriva, non arriva, arriva, forse arriva. Allora, eccolo qua. Buonasera a tutti quanti, non vedo ancora nessuno in chat, non so se... Ah, ecco qua, c'è il prode Ergut che mi saluta e ricambio ovviamente il saluto. Siamo da soli? Sì, un tetto a tetto stasera. Bene, bene, eccoci qua. Direi che possiamo partire serata dedicata a Pac-Man, gioco nuovissimo, uscito ieri praticamente, ve lo presentavo in anteprima, per una serie di, per un'iniziativa che vedrà una serie di partite a giochi un po' datati, partendo appunto dal più famoso forse di tutti i tempi. Io sono con Pac-Man Museum. Ditemi se come al solito mi sentite oppure no. Io inizio a smangiucchiare allegramente fantasmini. Aiuto, 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 aiuto. Vieni qua, dove va? Dove scappi? Io non giocavo a Pac-Man, penso, da un paio di secoli. Aiuto! Preso. Audio video, ok, perfetto. Sono in assetto estivo con cuffie non di quelle grosse perché fa caldo. Andremo a vedere un po' i vari capitoli di Pac-Man, quindi non solo... no, però così no. Non solo questo qui classico, insomma, giocheremo un po' ai vari capitoli. Poi devo dire che Pac-Man c'ha sempre il suo perché, eh. Era di riscaldamento. Buonasera a chi arriva. Ecco, ma no, no! Vabbè. Tanto ditemi qual è il vostro, se avete un Pac-Man che preferite, che volete vedere. Qui tra l'altro in Pac-Man Museum, che è una raccolta uscita qualche tempo fa su Steam, abbiamo anche l'ultimo capitolo uscito, è stato fatto apposta per questa raccolta, si chiama Pac-Man Brawl, una cosa del genere, Total Brawl, una cosa del genere. Quindi andremo a vedere un po' pure quello, però ce ne sono davvero tantissimi, c'è Pac-Land, che è un po' una rivisitazione in chiave platform. Dai, yeah. Aiuto! Ah!
Gliela posso fare. Sono incazzatissimo sti fantasmi. Più di quanto me li ricordassi. Vai, 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 vai. Aiuto, aiuto. Oh mamma, no! Fregato. Che combino? Gioco a pacca. L'ho comprato ieri questa novità. In realtà è un remaster. Si vede la risoluzione. I 60 frame al secondo. Oh mamma. Vabbè, considerate che non giocavo a Pac-Man da un po', eh. Mi sono allenato un po' in vista di stasera, ma insomma. Una pippa. Resta una pippa! Effettivamente sì, fa anche caldo. 2 ore di Pac-Man diventano. Però vabbè, almeno uno si rilassa. Fosse stato il gioco della settimana scorsa, sarebbe stato molto più. Alla fine, oh, mi sono dovuto andare a fare una doccia perché ero fradicio praticamente. A forza di inseguire i platini. Ah. Vieni qua, dove va? Torna qua pure tu. Guarda questo. Sono fottuto. Oh, ma io non me lo ricordavo mica così difficile, pacco. Porca vacca. No, comunque Pac-Man non è assolutamente, anzi, è un evergreen che ogni tanto si rigioca con piacere. Lo dico per autoconvincermi. Mi hanno rifregato, mannaggia. Almeno a 10.000 ci deve arrivare, no? Assolutamente sì, dopo mettiamo Mrs. Pac-Man. Aiuto, aiuto! Torna qua. Oh, sono così bravi a correrti dietro quanto a scappare. Oh, che cazzarola, io non me lo ricordavo così difficile. Ma sarà che mi sono rimpippito io? Non c'ho più riflessi.
di quando andavo al baretto. Ehi, attenzione. Mi ha fregato. La frutta. A me la frutta. Torna qua. Fatti dare un bel bacetto. Torna pure tu qua. Aia, aia. Aiuto! Aiuto! Aiuto, aiuto! Ah! Mannaggia. Mannaggia. È finita, è passata. Vabbè, dai, andiamo. Come si fa? 4 anni indietro. Torno al museo. Ho ottenuto il timbro promozione. Il timbro divora pallini. Abbiamo detto Miss Spa. Battle Royale, secondo me. Ce ne sono davvero diversi. È proprio carino. È una raccolta davvero. Blinky, Pinky, come si chiamavano? Blinky, Pinky, Pinky. C'era tutta una storia dietro i nomi dei fantasmini che adesso però non mi ricordo assolutamente. Così, chi si lamenta che non ci sono personaggi femminili nei videogiochi è soddisfatto. Ah già, qui la frutta qua si muoveva all'interno del livello. Mamma mia, ricordi assurdi. Oh, roba, aiuto, questo non l'avevo proprio visto. Devo riuscire a dribblarli. Aiuto. Ti magna. M'hanno fottuto. Che stai platinando, Pacman? Dai, che manca poco almeno per questo livello qui. Andiamo?
Ti prendo, caro il mio fantasmino. Da! Ci riproviamo. Io ricordo che ai tempi dell'Amiga avevo Pac-Land e lì ci ho giocato davvero un'infinità. L'ho davvero consumato qui. Ho giocato tantissimo. Mi piaceva tanto poi questa cosa che alla fine era una specie di platform, non me lo ricordo neanche più come. Beh, vaffa. Piglialo. Là. Aiuto, aiuto, aiuto! Via, via, via. Scappa, 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 scappa! Magna, 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 magna! Scappa e magna, scappa e magna, scappa e magna! Oh! Lasciatemi stare! Mamma, 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 incontro amoroso. Dalla vita extra, tanta roba. Faccio qua di là. Perché non è sceso? A mangiare anche uno, non riesco a mangiare. Mannaggia, mannaggia, la faccio così. Acchiappo. Ti acchiappo, ti acchiappo, scappo, 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 scappo di qua, scappo di là, non scappo da nessuno. Un'altra qui, dai. Magna magna, il fantasmino mette magno.
mai provocato. Io me te magno, caro il mio fantasmello. 1, 2, 3, dai, tutte e tre, tutte e tre, tutte e tre, tutte e tre. Yes. Sei incazzato. Vediamo se riesco ad andare dritto così. Questo me lo magno. Via. No! Non l'ho proprio visto, ero proprio incantato. Vieni qua, dove scappi pure tu, dove scappi? Vieni qua. Ma se li mangio tutti e quattro fa tipo pentakill di cosa? Di League of Legends. Fregato. Fregato. Vediamo un po'. Un'altra qui, dai. Che è successo? Vedo che è il video. Aiuto! Aiuto! Twitch sta boicottando Pac-Man. Magari se la prendo pure. Niente, vabbè. Niente. Uno a meno uno, dai. La frutta. Il fantasma. Dai. No, questo mi frega. Vieni qua. È passata mezz'ora. Oddio, contando che ce ne sono un'altra ora e mezza davanti. No, ma dai, mi sto divertendo. Non ci giocavo da tantissimo. Il pentakill, dai! Che poi non è penta perché sono 4, no! Magna. Frutta, mamma mia, oh, sono diventato un mostro. Ecco, si tira la gufata addosso e perde. Basta, eh. Passiamo, cambiamo il genere, proviamo Pac-Man. Ce l'ho. Da quando mi hanno detto che dovevo fare questo long play, non vedevo l'ora di giocare a Pac-Land, in realtà. Questo è completamente diverso, per chi non l'ha mai visto, è una specie di platform. Non ci arrivo. Che vede protagonista la nostra mascotte. Ah, di stasera. Oppa. Salta.
sono sempre i fantasmini, funzionalmente è uguale, diciamo. Non farsi beccare dai fantasmini. Ah, c'era pure, è vero, c'era pure il fantasmino dietro alle spalle che rompeva le scatole se uno si attardava. No. Fantasmini UFO. Ah! Oh mamma! Ah, mamma! Aiuto, aiuto! Ci sono i tronchi nascosti dietro agli alberi. Presto, presto. Via, via, via. Sì, no. No. Me lo ricordo questo, porca vacca. Vabbè. Ovviamente ogni volta che perdi riparti da capo. Questo su Amiga quando ci giocavo sarà stato il 90 e qualcosa, immagino. 20 e passa anni, come se niente fosse. Sentirsi vecchi. Vabbè. Corri, 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 fermati, fermati, corri, corri, corri. Fermo, fermo. No. Aiuto, finisce il tempo. Sì, anch'io l'amica devo averlo ancora da qualche parte, non ricordo dove. Ma qui sei così, però. Diciamo che è un po' lontano dai vecchi standard. Yeah!
Alta? Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Questa è stata stupenda, vabbè. Il tuffo in acqua è stato stupendo. Mi si sente distante ogni tanto. Aspettate, mi avvicino un pochino. Riprendiamo. Vai, 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 vai. Erano bei tempi, no? Bei, bei tempi, dai, quelli dell'amica. Stasera siamo in tema nostalgia, quindi ci può stare, insomma, ricordare. Mamma, guarda, è un gioco in cui si muove. Mi aiuto! No, 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 no! Ah! Corri, 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 corri. Ah, ecco come si correva, no? Mi ero dimenticato che si deve andare due volte in una direzione. Dai, muoviti. Numero! Con Pac-Man stasera, come avete visto, abbiamo anche ospiti di eccezione. Aiuto. Ma com'era qua? Me lo ricordo mica. Non me lo ricordo com'era qua. Come cavolo funziona? Ricambiamo, dai, ricambiamo, ricambiamo. Ah, però se magari dà un'occhiata come giocare. Mica me lo dici. Vabbè. Attacco. Premere ripetutamente verso destra dopo il salto. Ah, sì, è vero. Aspetta, però, voglio provare. Ecco, vabbè, tanto non andiamo per il punteggio, quindi. Vieni qua, metemagno. Ah! Tu del naso. Thank you.
Vai tutto in successione, questo lo zompiamo. Ah! Brutta! Brutta! Maledetta! Torna, vai di là. Mannaggia. Cazzarolo, te lo ricordi come se fossi ieri? Ecco, sono morto per guardare. Io a parte il primo livello non mi ricordavo assolutamente più nulla. Cioè, tipo questa qua con i tronchi, ma l'ho rivista adesso e mi è venuto un tuffo al cuore. Praticamente. No, muoio! Muoio! Non voglio morire! Grande Tagliaferri che ci fa completare. Lì si deve fare il salto, non lo ricordo. Me lo ricordo. Ah, qua poi sì, si ricominciava con sti stivaloni. Questi valori volanti, questo non lo ricordo. Fighissimo. Questo qui era veramente figo, questo parco. Non era questo l'idrante? Oppure non funziona? Brutto. Eccoci! Pacman fa i trip! Vabbè, sì, è Pac-Man. Scusate, non ho risposto alla domanda, me l'ero persa. È Pac-Man Museum in vendita su Steam. C'è tutto il pacchetto. C'è anche, ora lo guardiamo, dai, questo Pac-Man Battle Royale. Dove in realtà si può giocare in quattro giocatori. Io altri tre stasera non li ho e quindi giocherò da solo, però come vedete si può affrontarsi in quattro, perché poi mangiando, diciamo, la pallina del potere si possono mangiare gli altri Pac-Man e vincere così le partite. È un tutti contro tutti praticamente. In questo caso saremo io e un altro controllato dalla CPU. Quando si scontrano normalmente i due Pac-Man fanno il botto. Ora dovrei riuscire a mangiare quell'altro maledetto. Ovviamente se ti becca il fantasmino perdi, sono 3 round. Vieni qua, maledetto! Mi sono fatto beccare. Primo round perso. Boing, boing, boing.
Come scappa il maledetto? Ah, stavolta t'ho fregato io. Ti prendo, ti prendo. Perché no? Aiuto! Aiuto! No, ma frega! Un po' tunz tunz. Vieni qua da papà! Preso! Dovrebbe essere l'ultimo? Final round! Mazzate! Ti piglio! Ti piglio! Non ti piglio. Torna qua, torna qua. Ale! Ho vinto e quindi si passa avanti. Mi si è disconnesso il joypad. Play again. Diciamo che è carino in 4, in 2 appunto, con giocare con la CPU, non è proprio il massimo del divertimento. Potrei chiamare mia figlia e vedere se mi batte lei. No, perché sono... Infame. Vieni qua. Torna qua, torna qua, torna qua, torna da me. Preso. Andiamo, vediamo se noi ci becchiamo. Vediamo se lo ri... Ecco qua, ma fregato. Mi fregò. Oh, che fai? Oh, che fai, Mini? Che fai, Mini? Che fai, Mini? Ma da chiappa, io... No, ma... No, no, no. Round 4. Non mi ricordo chi ha vinto, come siamo messi a punteggio. Vabbè, vediamo, 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 vediamo. Vieni qua, fatti magna. No,
realtà se più si disinteressa completamente del biscottone per avere il bonus. Ecco qua, mi sono fatto fregare di nuovo. Round finale. Riuscire a vincerlo almeno questo. Ti prendo. Quindi vinto io. Va bene, play again. No, cambiamo. Nel frattempo che cambio, a meno che vorrei cambiare, vi ricordo che stiamo giocando a Pac-Man per accompagnare l'uscita del film Pixels, quello con Adam Sandler, dove ci sono appunto Pac-Man e altri videogiochi di una volta, e che nelle prossime settimane, quindi una volta a settimana, ci dedicheremo a un gioco vecchio. Ci sarà Donkey Kong, altri, non ve li anticipo tutti. Allora, abbiamo detto Pack Attack. Normal mode, questa è una specie di Tetris a tutti gli effetti, sempre con fantasmini e Pac-Man di mezzo. Praticamente in questo caso o si fa tutta una fila di blocchi di cemento, e quindi in questo caso la riga viene eliminata, oppure si fa in modo che Pac-Man mangi i fantasmini. Questa non mi è piaciuta. Neanche questa. No, dai. Vabbè, meglio così. Magna, magna. Aiuto! Non è semplicissimo neanche questa. Mangiateli tutti! No, non se li mangio tutti. Vabbè, qui mi è andata di lusso. Mamma. Mm.
No! Troppo veloce però. Troppo veloce. No. Dice che ho perso. Vabbè, livello 15, insomma. Proviamo il puzzle mode. Start. Livelli, buono. Come lo mettiamo questo così? L'obiettivo qui è mangiarsi tutti i fantasmini. Con le password che ci danno di volta in volta, perché corrispondeva al vecchio salvataggio. Uno si segnava la password e così poteva riprendere da dove aveva interrotto la partita. Magna. Nel passo ad allucinante di alcuni giochi per NES. A pensarci adesso c'è un sistema che fa quasi ridere, però all'epoca era tutto. Era tutto molto bello, amici. Più che altro se poi perdevi il foglio, il problema era quello, se perdevi dove l'avevi segnati. Io direi che dopo questo livello, insomma, il movimento non è poi tantissimo, quindi ci dedichiamo ad altro. Basta, basta, basta. Torna alla schermata del titolo. Ok, via. Allora, questo abbiamo fatto. Questo no, Missy Spacco l'abbiamo fatto. Facciamo questo qua. Thank you.
Ah, questo è da mal di mare. Qui siamo già a un livello evoluto, eh? In 3D addirittura. Però quelle cose che si muovono così mi fanno venire veramente il mal di mare. A me. Yuhu! E già, è vero, c'era stato pure il doodle di Google. Quello era bellissimo. Ecco, è pure io, è stata l'ultima volta che ho giocato a Pac-Man. Si vede già qua il segno dei tempi, questo è molto più facile rispetto al Pac-Man originale. Non voglio fare la solita cosa che i giochi di una volta erano più difficili e più belli per questo, ma insomma, effettivamente. Clone di Tetris, vabbè, è una... Ah, questo è carino. È uno dei vari, delle varie edizioni di Pac-Man, versioni e rivisitazioni che sono state fatte. Abbiamo il turbo. Bello. Bello. No. Al suolo bloccato. Mangia, mangia, mangia. Rimangia. Ah, no, aiuto. Capito in base a che cosa o lo mangio o... Eh no! Game over. Allora. Aspettate. Eccomi qua. Allora. Bene, bene.
No, questo 3D effettivamente non è un granché, quindi non è qualche altra cosa. Aspetta, però c'era anche quest'altro, pure questo era in 3D. Perché ho preso la cosa e non l'ho mangiata? Ah, perché l'avevo già mangiata. Special item, vediamo, vediamo, vediamo. Che roba è? Fregato! Più che altro non si vede tutto il livello, quindi si deve andare un po' in giro a caso a cercare il cibo che manca. Aiuto! E poi non vedo neanche se arriva il fantasma. Vabbè. Allì. Sì, qui effettivamente non si vede, cioè se mi arriva un fantasma di qua non lo vedo. Vabbè. Anche con Pac-Man se ne sono inventate un po' di tutti i colori. Più riuscite e meno riuscite, ovviamente. Fa parte del business. Aspettate un attimo. Vediamo, vediamo. Se riesco a mettere l'overlay. Arrivo, eh. Vediamo un po'. Ok, dovrebbe essere anche comparso. Speriamo che ho fatto tutto come dovevo. Ecco, sono morto pure intanto. Cambiamo, dai, questo mi dà un po' i nervi. Perché vedete questo overlay? Perché allora, il pacca in palo, vai, questo c'aveva il compagno. Faccio più piccolo perché effettivamente si vede bello grosso, effettivamente. Aspettate.
dimensioni. Non mi si ridimensiona. Aiuto! Do. Non so se posso farlo senza ammazzare lo streaming. Aspettate, qui. Ah, non va, non va. Non va. Modifica scena, ecco. Ah, più piccolo. Ci voleva poco. Ci voleva poco. Scusate. L'intermezzo, ma. Allora. Dicevamo, pack and pull. Come si mette un'immagine con OBS, così come il video, si crea un altro. L'ho appena scoperto perché non l'avevo mai visto, manco io. Si crea un altro livello, diciamo, insieme a quello audio e a quello video. E si sceglie un'immagine molto semplicemente. Questo credo di non averci proprio mai giocato, sapete? Vabbè. Dicevo, perché vedete quel logo in basso a sinistra? Perché stiamo accompagnando l'uscita del film Pixels con una serie di long play a tema retro. C'è ora Pac-Man, questa è la prima, di settimana in settimana giocheremo un altro titolo di quelli belli vecchi. Se volete sapere gli altri, chiedeteli a Vincenzo, visto che è collegato in chat. Ah, quella è l'amica di Pac-Man. No, no, io questo non l'ho mai giocato in vita mia. Mai, 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 mai. Ah! Vaffa. Anche Space Invaders 2 ore è un bell'impegno. Dove mi sono infilato? Aiuto. Oh mamma. Qua di qua. No! Un po' confusionario questo.
Molla. Ecco, ho fatto ammazza. Praticamente c'è l'amica di Pac-Man che gli va a raccogliere i vari pezzi. Dai, io. La chiave la prendo io. Ah, aiuto, aiuto. Vai. Prendi e porta qua. Brava. No, no, no. No, 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 no. Vieni qua, vieni qua. Mamma. Ah. Molla la mela. La chiave me la vado a prendere io. Do! Niente. Che altro c'è rimasto? Non so se c'è rimasto qualcosa. Pac-Man l'abbiamo fatto. Super Pac-Man. Super Pac-Man. Che è sto casino? Davvero ha davvero un effetto allucinogeno. Però sì, me lo ricordo. L'unico è quello di prima che non ricordavo. Credo di non averci mai giocato, quello di Pac and Power. Aiuto! Che male? Ah, ma già. Ah, aiuto, aiuto, aiuto. Vai. Beh. Pieno di banane, zeppo proprio di banane. Oh,
Aiuto! Aiuto! Però non va. Non vale così. Vediamo che altro c'è. Vediamo che altro c'è. No, 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 no. Torno indietro, torno indietro. Allora, super Pac-Man, Pac-Attack. Championship Edition. Direi che li abbiamo visti tutti, tranne Championship Edition. La ROM delle varianti porno per Commodore 64. Magari le faccio, quelle le mettiamo dopo le 11. Beh, questo è ancora più allucinogeno di quell'altro. Questo è proprio da trip. Ma deve essere in acido, guarda. Che botta. Aiuto! Preso. Magna, magna. Vedo come corre. Aiuto, come corre! Numero! Aiuto! Torna qua, maledetto. Fantasmazzo. Aiuto! No, 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 no! Mamma, 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 mamma. Numeri, numeri. Numeri da trip. Mi si stanno incrociando gli occhi con questo qua. Mi sta avvenendo davvero. Ai limiti dell'attacco epilettico. Viaggio ai confini dell'epilessia in questa versione qua. Questo è infinito, praticamente. Ah! Mi
dai. Sessantaseimilacinquecentodieci. Campionato sfida extra, tornare. Voglio tornare con Pac-Land perché mi ricorda la mia gioventù e quindi me lo voglio giocare un altro poco. Ah, il cappellino. Questo che serviva se beccavi. Ah, me lo ricordo pure questo. Mitico. No, non era la funzione del cappellino, non era quella che ricordavo. Aiuto. Aiuto. Ah, mamma! No, sì, no. Morto. Muerto. Quindi spingi il cappellino. Me li mangio tutti. Scappata la ciliegina. Ah.
Invasione in campo nel frattempo. Torna a casa Pacman. Sono dimagrito? Ti ringrazio. In realtà dovrebbe essere il contrario, ma insomma. È il caldo, è il caldo. Chi è che spara? Oh, aiuto! Mi tirano della roba fetente addosso. No, uffa. No, in realtà le cuffie ce l'ho, sono in modalità estiva. Nel senso che non ho quelle solite, grosse. Sono qui. Eccole. Grazie, grazie per i cuoricini. Ci volevano a mezz'ora dalla fine. Già che ci siamo, vi ricordo anche perché siamo qui con Pacman. Mi sta andando anche via la voce nel frattempo. Perché accompagniamo con una serie di partite di long play serali di quelli soliti, invece di quelli soliti, mettiamo una serie di giochi con qualche annetto sulle spalle, insomma, per Parkland è appena del 1984, quindi qualcuno non era neanche nato, io avevo un anno, per esempio. Sono Ninfradito e Calzoncini. Sì, qualche tempo fa girava la foto di chi era Pardo di Mediaset. Ops, non so se posso fare, vabbè, ormai l'ho detto. Che ai mondiali del Brasile girava i servizi sopra con la giacca e sotto col costume. Più o meno sono in quelle condizioni lì, quindi vi risparmio di vederla. Io andrei sul Pac-Man classico adesso, dai.
Via. Dicevo che comunque con questa serie di long play dedicati ai giochi di una volta accompagneremo l'arrivo di Pixels, il film Pixels, nelle sale. E il buon Vincenzo ha detto che pubblicherà il calendario completo prossimamente, quindi se siete curiosi di vedere nelle prossime settimane a cosa giocheremo, andatevela a guardare quando ci sarà il calendario. Ma questo è il più difficile di tutti. O forse perché prima l'ho giocato che era a freddo di Pac-Man, non lo so. Boh, vediamo un po'. Intanto il primo livello è andato. No, le cuffie con il mega padiglione non le potevo sopportare. Dai, però così non va. A chi indovina la tenuta di... No, va, vaffa. Prevediamo un premio per chi indovina la tenuta di sotto. No, io non sono nemmeno poi in condizioni chissà quanto impresentabili. Ho un pantaloncino, però. Vi risparmierò di vedere. Non pregatemi perché poi potrei alzarmi. Game over. Vieni qua, bel fantasmino, fatti mangiare. Aiuto. Emma, che capperini. Dai. Questo comunque è veramente il più difficile, quello classico è il più... Quando i giochi erano difficili. Mi distraggo con la chat. Ah. Ma guarda, oh. Sono tanto bravi a beccarti quando...
di qua. No, no, dai! Ti sei visto con Tanzania? Sì, ci siamo visti. Non so come fai a saperlo, ma ci siamo visti. Ci siamo visti domenica, siamo andati a pranzo insieme, lui era da queste parti a Cortona. Siamo andati a mangiare insieme. Una buona fetta di carne per rimanere a tema locale. Periscopo? Sono stato periscopato da Tanze? Non ditemi così. giocare a Pac-Man e guardare la chat, mi sa che faccio, alla fine faccio pure la come Pac-Man. Basta, o gioco o guardo la chat. Non distraete, smettetela di scrivere. Scherzo, scherzo. Siete la mia gioia. Dai! Andate su Google Immagini e cercate un mutante Marco Pelle. Dopo proverò. Ma è qualcosa che mi può privare del sonno? Ah, ok, l'ha fatto. Pensavo l'avesse fatto quando non me ne sono accorto, magari mentre dicevo qualche cazzata. Ebro divino. ...1980, mamma mia, una vita. Allora, dai, scegliamo qualcos'altro. Scegliamo, vediamo che c'è in questo pacco al museo, raccolta di team. Ah, questi sono obiettivi vari. Stanza di pacco. Che si fa qua? Quindi? Elenco oggetti. Come giocare, riconoscimenti, esci dal gioco. Ah, si ruota la stanzina. Interessante. Vabbè, dai, manca poco, quindi è tutto in discesa da questo momento. Allora, vediamo. Super Pac-Man l'ho messo. Ah, sì, no, no, aspetta, no. Questo mi fa venire il mal di testa. Bene. Andrei su un Mrs. Pac-Man, riprendiamo da qua. Blinky Binky. Dai,
Dai, qualcuno vada a cercare la storia dei nomi dei fantasmi di Batman. Mi ricordo che c'era tutta una storia dietro. Vieni qua, mio bel fantasmino. Fatti mangiare. Ah! Vai! Magna qua, magnala. Aia, preso. Bello, quando arrivi quasi a un passo dall'essere mangiato, prendi e torni indietro. È divertente. Vedo che vi siete dati alla cucina alle 11 di sera. La pasta con la panna magari è un po' pesantuccia questa. Però si mangia di tutto. Non è un problema. Partitone intanto. Attenzione. Attenzione, partitone. Ecco, parlato, fregato. Vai! Non di qua, di là. Non di qua! Maledizione! Maledizione! Vabbè, però così no. Numero. Numero. Ah, mi fregano. Scaloppine e funghi porcine, quelle le voglio provare pure io. Interessa anche il mio palato.
Oh, perché non l'ha preso? Aiuto! Ah. Aia. Aia. Via, 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 via. I due Pac-Man e Mrs. Pac-Man fecero all'amore. Livello non ce la farò mai. C'è il Pac-Man piccolino, il Pac-Land, quando torna a casa. A proposito di Pac-Land, dai, concludiamo con quello. Oppure l'altro Pac-Attack, quale preferite? Il mezzo Tetris, dai, scegliete voi. Il primo che sceglie. Aspetto che arrivi una risposta da Twitch, se no scelgo io, massimo. Faccio partner. E via per questi ultimi 10 minuti. No, Sara, mi dispiace. Dai, una qua e una di là. Una di qua e una di là, così non scontentiamo nessuno. Il naso è sospetto. Effettivamente è un po' troppo eretto questo naso. Vabbè, basta, dai. Mi fermo qui, coi doppi sensi. Guardala.
Vediamo di non ammazzarci. Comunque, ora che me lo ricordo, questo part-time io perdevo sempre lì alla quella mega piscinona lunghissima. Penso, vabbè, no, forse l'ho passato, qualche volta mi sa che è capitato. Però ricordo che le mie partite si infrangevano tutte quante lì. No, vediamo se ci arriviamo entro il tempo limite delle solite 2 ore. No. Ecco, baby pa, anzi, è una baby pa. Cioè, questi tirano i fantasmini dalla finestra, cioè. Se li vedesse ora il... come si chiamano? Quelli del Moige. Preso nulla. Ah! Sì, buonanotte. Buonanotte. Non ce la faccio! Non ce la faccio! Oh, signore. Più rincorsa, più rincorsa. Va bene, con questa bella figura passo di là a, come si chiamava, pacca attacca. Dopodiché ce ne andiamo a nanna. Quel salto Sai, intanto sto rivedendo la figura di merda. L'ho rivisto anche su Twitch, vabbè. Questo è il più soporifero di tutti, quindi concilia il sonno. Per concludere, direi che è quello migliore. Ma no, nah.
Boom! Quello chiuso non vedrà mai più la luce del sole. Bam! Continua a crescere la pila. Aiuto! Vai di cuoricini. Vai di cuoricini. Direi che... Sì, no, infatti me l'ho talmente fatto prendere che... non me ne accorto che... Siamo alle battute finali. Mi si è disconnesso pure il joypad. Poco importa perché... Aspetta che lo prendo. Perché dobbiamo chiudere. Quindi, niente, vi ricordo per l'ennesima volta perché siamo stati con Pac-Man. Perché stiamo accompagnando Pixels, il film, nelle sale. E quindi una volta a settimana vi ritroverete un gioco dei bei tempi che furono nei nostri long play. Detto ciò, tutto bene la creatura, anzi l'ennella è una creatura. Sì, tutto bene, per fortuna cresce. Pure troppo. E vabbè, c'è chi va a sparare ai nazisti, chi va a fare altre cose. Io vi ringrazio come al solito per essere stati con me, con Pac-Man, con Vincenzo, con Simone e con tutti quanti insieme. Vi do appuntamento per quanto mi riguarda venerdì. Sta settimana vi tocca beccarmi due volte, quindi buonanotte e alla prossima.